io ti ricordo che mi trovi live qui su YouTube tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni, dalle ore 18 in poi, e faremo server privati con tantissimi contest e premi, sfilate, nascondini, minigiochi, potrai giocare con me e tanto tanto divertimento. Quindi iscriviti adesso e attiva la campanella per non perderti nessuna live e nessun mio video, altrimenti non ti arriveranno mai le notifiche. Iscriviti adesso! La Season 3, capitolo 3, è ufficialmente arrivata su Fortnite! Oh sì, esatto, hai capito bene, infatti i leakers più grandi del mondo, come ad esempio GioX97, hanno e abbiamo trovato all'interno dei file di gioco tantissime informazioni su questa nuova Season che oggi ti andrò a dire. Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un bel mi piace, perché a 400 like arriverà un prossimo video news sulla Season e credimi, ho già progettato qualcosa di veramente super super figo. Chiaramente l'obiettivo della partita è quello di vincere e fare almeno non lo so, 400 kill. No, vabbè, 400 sono tante. Dai, almeno 10 kill. Penso che ce la potremo fare. No, scherzo, non ce la farò, perché qui incontrerò tutti i pesciolini tryharder. Oh, mamma mia. Comunque, perché dico, amici miei, che la nuovissima season. Ok, ecco qua. Oh! Hanno aggiunto la pistola a fucile? Ma sei veramente stupido! Prendilo! Niente da fare. Boom! E vabbè, oh raga, se n'è andato perché si spaventava. Dicevo, perché la season è arrivata? Beh, perché sicuramente hanno già rivelato le skin del pass battaglia. Sono quattro e sono la skin del boss Gold Mida. Sì, perché Mida ritornerà, raga, Mida ritornerà ufficialmente con uno stile dorato bellissimo. E no, non cavalcherà un pony o una capretta, ma ritornerà con un evento incredibile, il Doomsday Event. E infatti è stato riattivato all'interno del gioco. E presto lo vedrete, ve lo garantisco. Il Doomsday Device. No, eh? Il Doomsday Device. Sì, proprio quello. Siamo ritornati con la parte 2, circuito Jonker. Quindi la prima skin abbiamo capito che Mira che ritornerà, che si sta riattivando il Doomsday Device. La seconda skin del Battle Pass è quella del Clombo. Sì, perché Clombo è molto amato da noi budini di Fortnite, ed è talmente tanto amato che gli hanno pure dedicato una skin e l'hanno messa come skin principale di questo pass battaglia. Ed è una skin simile a quella che hanno fatto. Avete presente una skin, era viola se non era, e assomigliava ad un T-Rex. E per chi non se la ricorda, beh, cercatela su Google. Sarà simile a questa, solo con la forma del clombo e molto molto più grossa. Avete presente come Brutus? Ecco, uguale a questa. E abbiamo la terza skin, che è quella di Donatello, perché le tartarughe ninja, raga, ormai sono state ufficializzate. Donatello con il backpack di una pizza al salamino piccante, che la pizza al salamino piccante è una delle mie pizze preferite. E sapete cos'è bellissimo? Insieme al salame piccante gli aggiungete anche le patate fritte. Vabbè. Allora, eccoci qua con le armi. Però ricordiamoci che dobbiamo sempre fare 10 kill, perché questa è una challenge che non possiamo perdere. Infatti, lì vediamo subito il primo player volare. Ah! Ok, eccolo qui, brutto Aggiwaghi. Aggiwaghi, ma che c'entra Aggiwaghi? Non lo so. Lì abbiamo un altro player ucciso. Double kill, ti prego, fai la tripla. Su, 3 kill. Vai, sì, eccolo qua. Bene, bene, lootiamo tutto. Regà, li abbiamo devastati, anzi, devastati. Ok. No. Mi sa che me ne devo andare. Ho 15 di vita e non è per nulla una buona idea restare. Adesso il pass battaglia, che era la cosa principale, l'abbiamo annunciato. Parliamo dell'evento finale. Quando sarà? Il 3 giugno alle ore 22 di sera, mamma. Ok, benissimo, benissimo. Shieldati. Alle ore 22, quanto durerà? Beh, all'incirca 15-20 minuti. E i server resteranno offline per 14 ore. Ragazzi, mi dispiace, ma è tu sei pazzo. Ma è così, intanto se sei arrivato fino a questo momento del video, commenta con hashtag Ravanello. Sì, Ravanello, perché il Ravanello è una verdura che fa molto molto bene. Sappiamo che le verdure devono essere mangiate. Wow! E perché non commentare hashtag Ravanello? Quindi commenta con hashtag Ravanello. Questo qui è pazzo, questo qui mi vuole sniperare. Ha anche un ranger che è molto forte. Eva! Perché mamma? Mannaggia il kebab! Boom!
rumba, sensual movimento muy sexy, sexy. Ciao ragazzi, siete qui. Oh beh, non pensavo che già stessi registrando. Stavo dicendo, amici miei, che in questo evento i server resteranno offline per tantissime ore. E addirittura alcuni dicono che siccome la season 3 capitolo 3 e questo evento saranno qualcosa di epocale, per creare suspense tra noi budini di Fortnite, i server resteranno offline per più di 24 ore. Quindi più di un giorno senza giocare a Fortnite. Sentite, già mi è bastato il buco nero quando i server sono stati disattivati per 3 giorni, che ci mancava poco che prendevo a pugni... Au! Mi sono dato un pugno in faccia. Vabbè, ci mancava poco che prendevo a pugni qualcuno. Quindi, veramente, non mi fate parlare, per favore non mi fate parlare. Beh, in caso giocheremo a qualche altro gioco tipo Roblox. Magari vuoi vedere un gioco tipo Roblox Adopt Me nei video? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Se ti va, commenta con... hashtag sì, adopt me. Bene, 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 bene. Allora, 10 kill, questo è il terzo tentativo. Speriamo di riuscire a portarcelo a termine. Obiettivo, beh, trovare un pompa, questo l'abbiamo trovato. Io non capisco se quest'arma è una R, quindi un fucile d'assalto, oppure una mitraglietta, quindi un SMG. A guardarla mi sembra un SMG, io non so perché, ma con questa smiro tantissimo. Oltretutto, il 10 maggio hanno fatto un aggiornamento su Fortnite e pare che abbiano aggiunto delle armi, come ad esempio la pistola a fucile sicuro. Mi dicono anche che è ritornato il caccia. Ok, va bene, eccolo qua. Ecco le nuove armi del nuovo aggiornamento. Nella partita di prima abbiamo trovato la pistola a fucile ed ecco anche qui il caccia. Parliamo invece di armi, perché tutti mi state dicendo: Gio, parlaci delle armi che aggiungeranno nella season 3. Regà, come armi verranno sicuramente aggiunti 2 fucili a pompa. Ritornerà probabilmente il TAC. Eh sì, il TAC, mi ricordo il TAC blu, era l'arma, il pompa più forte che io avessi mai provato. Perché spara di fila, cioè non è che tu spari un colpo e ricarichi come era tipo il pompa del nonno. Infatti non è che lo sapevo usare bene. Il TAC era il mio fucile a pompa preferito. Ok, perfetto, abbiamo uno scildino che ci può sempre tornare utile. Evviva le comete! Cosa c'entrano le comete? E poi arriverà un nuovo fucile da cecchino e pare che sia più forte del Barrett. Infatti da lontano, da più di 150 metri, se lo prendi dal petto fa 175, ti devasta. Mentre se lo prendi in testa penso che farà tipo 349, una roba simile. Io intanto sono a Pinacoli e non trovo nessuno. La safe si chiuderà verso Condotti Confusi. Beh, solamente a me può capitare di scendere nella città più amata e più trafficata e di non incontrare neanche un player. Bene, direi che sta procedendo tutta la grande. Ma perché ho voglia di McDonald's mentre registro? Non lo so. Ah, abbiamo pure le armi di Star Wars. Infatti, non vi ho detto che i budini di Star Wars saranno protagonisti di questo evento finale. Infatti ci saranno 4 protagonisti: Star Wars, Jonesy, The Rock e il budino Colombo, che combatteranno 2v2 in un mega scontro da cielo. C'è un player lì. Preso 15. Vediamo il caccia quanto fa. Non riesco a prenderlo col caccia. Dobbiamo per forza pushare da vicino. No, se ne sta andando, raga. Se ne sta andando, niente, niente da fare. Per quanto riguarda invece la mappa, questa che vedete alle mie spalle è quella attuale. Dovremo salutare Daily Bugle. Beh, non proprio la mappa di Daily Bugle, ma il nome. Infatti si chiamerà The Paradigm, il paradigma. E sarà proprio così, vedete questo qui. Beh, non sarà così, cioè, ci sarà un vulcano gigantesco. Da questo vulcano uscirà tutta la lava e non ci saranno più i fiumi e il mare. Infatti l'acqua verrà sostituita totalmente dalla lava. Questo vuol dire che prima potevamo sfruttare l'acqua per andare più veloce quando dovevamo raggiungere la safe, e invece adesso non dobbiamo atterrare nella lava. Infatti qui stavo pensando di fare una bellissima challenge The Floor is Lava su Fortnite. Sarebbe veramente veramente bella. Chiaramente potete pure killare i vostri nemici buttandoli nel vulcano e moriranno con la lava. Ok, questo video sta diventando un po' con qualche termine magari che non dovrei utilizzare. Però player non ne trovo, siamo già rimasti in 40, altro che 10 kill. A sto punto puntiamo alla Victory Royale. Un'altra mappa che aggiungeranno per nostra felicità pare che sia Lago Languido, perché Lago Languido è stata veramente richiesta da tutti noi. Io stesso mi ricordo che quando facevo server privati, perché per chi non lo sapesse io sono in live tutti i giorni alle 18, beh, atterravo sempre a Lago Languido, ragazzi. Lago Languido era un must, era una città piccolina dove c'erano tantissimi player, si potevano fare tantissime kill. E avete presente gli elicotteri, i choppa? Bene, li saluteremo nella season 3 perché verranno annullati. Infatti li lasciano solo per un mesetto, non chiedetemi perché. Purtroppo fanno cose strane a volte. E una novità grandissima, ragazzuoli,
Ok, non c'è nessuno, va bene. È l'arrivo di una nuova modalità su Fortnite. Pare che si possa giocare anche in 5. Non so come la chiameranno, Pentasquad, no, non me lo chiedete, ma stanno pensando di aggiungere una nuova modalità, perché sicuramente farebbe tantissimo scalpore. Nemici, ma dove siete? Volete che mi vada a fare una bella vacanza alle Maldive e poi ritorno per caso? Brutti cassonetti dell'immondizia. Come mamma? Non si dice? Scusatemi nemici, vi voglio bene, mi ha rimproverato mia mamma poco fa. 21 player e io non sto ancora trovando nessuno. Ok, sento dei rumori, mamma mia, ma magari avessimo trovato qualcuno finalmente dopo 200 secoli, che è veramente più facile che esce il capitolo 20 di Fortnite piuttosto che trovare qualcuno qui. Eccolo, cioè guardate che ha sentito me e se ne sta andando. Cioè non è che dice ti puscio. E qui sotto? Penso di sì, eh. Sento dei passi, perdonatemi se a volte non parlo, ma... Eccolo. Eccolo. Nostro, uno. Bello. No way. Va bene, ho capito. Vieni qua, fra. Il lato. Sento sparare. Guarda te, guarda te. Questo qua è da cecchinare. Anzi, proviamo il caccia, proviamo il caccia. Dove sta? Eccolo. Sei mio! È vero, il calcio, sì, il calcio, buonanotte, il calcio. Il calcio non colpisce, cioè per colpire devi essere tipo un chirurgo. Oi, bello. Bello, 70, fra, ma sei veramente un abbetto, oi. Bello, killato, muori. Dopo che non trovo nessun player, ne trovo uno che uccide per sbaglio. La classica storia di Fortnite.